ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è lo speciale Pasqua, perché oggi è il giorno di Pasqua e praticamente sto registrando dentro la chiesa. Sì, ma tranquilli che non c'è nessuno perché è presto, perché in realtà, sapete, per chi mi segue sul canale, io ho un ragazzo molto religioso che fa servizio in parrocchia, quindi siamo venuti in chiesa presto, appunto per mettere a posto le cose. E quindi diciamo che tra 2 ore, dico 2 ore, ci sta la messa, anche se in realtà la prima messa l'abbiamo fatta al santuario alle 8, quindi ci siamo svegliati 6 e mezza, 7 colazione, 7 e mezza siamo usciti di casa alle 8, poi verso le 8 e mezza, 9 è finito, adesso sono 9 e mezza, siamo appunto qui in chiesa, come potete vedere, diciamo, abbiamo sistemato in realtà, perché ieri abbiamo fatto le ore piccole perché era sabato santo, quindi siamo stati alla messa di mezzanotte e oggi diciamo partiremo insieme per Chieti. Prendo a registrare soltanto ora, praticamente sono in stazione perché io e mio ragazzo stiamo aspettando il treno per tornare insieme a Chieti. Ovviamente non lo farò vedere nel canale il mio ragazzo, però lui c'è, è presente. E praticamente siamo nel primo pomeriggio, lo so, certo dalle 10 stamattina riprendere e registrare mo non è proprio il massimo, però ho avuto tante cose da fare, poi è iniziata la messa, siamo tornati a casa, abbiamo pranzato, ci siamo riposati, sono proprio crollata, ero stanchissima e quindi adesso siamo in stazione. Siamo sul treno in partenza per Chieti. Praticamente alla stazione di Pescara Centrale, perché il treno che prendiamo per tornare non è diretto, quindi in modo dobbiamo cambiare e prendere per Chieti. E questa è la situazione, non c'è nessuno ma i treni sono tantissimi. Siamo appena saliti sull'altro treno, quello che ci porta a Chieti. Per fortuna è il treno giusto, perché io in un momento ho pensato che avevamo sbagliato tutto, non so perché avevo questa sensazione, perché stava fermo lì tipo da tempo e io non me lo ricordavo così, quindi non lo so, non lo so, adesso l'importante è arrivare a Chieti. Sono tornata a casa circa un'oretta fa, abbiamo cenato, Chicco, Dio Chicco. È terribile, ragazzi, è terribile. In questo momento sta mangiando, ma praticamente è terribile, è un piccolo delinquente della casa. Abbaia, morte. Chiaramente fa tutto per giocare, però ce vi faccio capire. Nel frattempo, vi piacciono i prodotti che mi sono arrivati? Fanno tutto parte del nuovo lavoro che sto svolgendo comodamente da casa, in cui i clienti mi ordinano appunto i prodotti, io li mando a prendere e poi mi faccio pagare. Ragazzi, io auguro a tutti una buona Pasqua e ci rivediamo al prossimo video.